Dopo 5 anni la Juve Stabia torna in Serie B, batte 2-1 la Vibonese Almenti e con i 3 punti che incasserà domenica con il Matera già escluso dal campionato non potrà più essere raggiunta dal Trapani. Grande festa a Castellammare che Otto Channel ha seguito con un ampio speciale e su cui torneremo abbondantemente anche stasera. Cavese a Monopoli e Casertana, pur sconfitta a Reggio Calabria, sono a 180 minuti dalla fine nei play-off, mentre la Paganese riapre i giochi salvezza. Buonasera, benvenuti a Focus Serie C. E allora, celebriamo la Juve Stabia, ma è stato un turno di campionato molto favorevole sia alla Cavese, come detto, che alla Paganese. Ha invece steccato la Casertana. Gli ospiti di stasera, saluto il difensore proprio della Casertana, Filippo Lorenzini. Ciao Filippo. Salve, buonasera a tutti. Il difensore della Paganese, Mariano Stendardo. Salve, buonasera a tutti. E il nostro opinionista, Luca Esposito. Buonasera, ciao, buonasera, Luca. Buonasera a te, caro. Stasera giochiamo in difesa, insomma, con Lorenzini terzino e Stendardo, sì, difensore, sì, centrale. Io faccio l'arbitro, però, Non ci azzecco niente nel reparto difensivo. Allora, andiamo subito a vedere i risultati di questa 36esima giornata. Bisceglie, Rieti 0-1, Catania Sicula Leonzio 1-0, Juve Stabia Vibonese 2-1, Paponi Bubas e poi il gol promozione di Mezzaviglia. Monopoli Cavese 0-1, Rosafio, Paganese Virtus Francavilla 2-1 in rimonta dopo il vantaggio di Partipilo, Cesaretti e Alberti, Potenza Viterbese 2-1, Regina Casertana 1-0, Kirwan, Rende Trapani 0-1, ha riposato il Siracusa, vittoria a tavolino per il Catanzaro. La classifica dopo la 36esima, come detto, Juve Stabia 74, ma sono virtualmente già 77 e allora è già in Serie B, Trapani 70, Catania 63, Catanzaro 61, Potenza 53, Francavilla 49, Monopoli e Casertana 47, Cavese 46 con la Regina, Viterbese 45, Rende 44, Sicula Leonzio e Vibonese 42, Rieti 37, Siracusa che ha avuto un'ulteriore penalizzazione adesso è a 32 punti, ma è comunque matematicamente salva, a meno che non restituiscano anche un solo punto dei 3 per i quali il Bisceglie ha presentato ricorso. In questo momento comunque Bisceglie 26, Paganese 20, il play-out del girone si giocherebbe. E allora io direi di andare subito con le immagini a vedere i 3 gol della partita del Menti, il 2-1 della Juve Stabia contro la Vibonese. Risultato che è stato sbloccato su calcio di rigore da Paponi per effetto di questo fallo su Melara da parte dell'ex Kenneth Obodo. Calcio di rigore per la Paganese, per la Juve Stabia al 10° minuto del primo tempo, trasformato da Paponi, e può esultare la curva sud del Menti. Grande gioia naturalmente a Castellammare, ma la Vibonese ha assolutamente giocato la sua partita e ancora sul calcio di rigore alla mezz'ora i calabresi hanno ottenuto il pareggio. È proprio Bubas che si procura il penalty, questa uscita improvvida di Branduani. Sul dischetto lo stesso Bubas che spiazza l'estremo difensore della Juve Stabia con un'esecuzione centrale. L'1-1 alla mezz'ora, tra l'altro poi la Vibonese colpirà anche una traversa prima di andare all'intervallo, però poi ad inizio ripresa al secondo minuto, al 47esimo, il gol, come detto, di Mezzaviglia che questa volta può far esplodere definitivamente la festa del Menti, la festa a Castellammare. E questo di Mezzaviglia, un po' l'uomo simbolo di questa rinascita della Juve Stabia e la sua rinascita anche personale, di questo giocatore considerato finito troppo presto, hanno regalato dunque la promozione alla Juve Stabia. Un primo giro prima di sentire le parole del presidente Magnello nell'immediato post partita con Lorenzini e Stendardo, commentiamo insomma questa impresa della Juve Stabia, perché ad inizio stagione tante altre erano le squadre più accreditate sicuramente delle Vespe alla vittoria finale, ma hanno ottenuto davvero un cammino straordinario, 21 vittorie, 12 pareggi e una sola sconfitta, quella maturata a Catania peraltro per effetto di un calcio di rigore anche piuttosto dubbio. Filippo? A inizio anno nessuno si aspettava che la Juve Stabia facesse questo percorso. Le squadre più accreditate forse erano il Catania, il Catanzaro e mettiamoci un po' anche noi, perché tutti si pensavano che le cose andassero in un altro modo. Però bisogna fargli i complimenti, perché nel momento di difficoltà che hanno avuto un paio di mesi fa sono riusciti a sollevarsi alla grande e a meritarsi, secondo me, questa Serie B con 2 giornate di anticipo. Mariano?
Ma guarda, in effetti, come diceva Filippo, bisogna fare i complimenti alla Juve Stabia, perché a parte di aver vinto un campionato meritato, ma penso che ha fatto il miglior calcio, perché in Serie C vedere una squadra giocare in questo modo non è facile, perciò bisogna fare i complimenti anche al mister Casetta, che ha dimostrato di avere delle idee chiare veramente. Bisogna fare i complimenti perché, ti ripeto, ha fatto veramente un'impresa ed è giusto che hanno vinto il campionato. Luca, noi abbiamo seguito abbondantemente proprio sabato a Castellammare con lo speciale che poi abbiamo proposto, e abbiamo sottolineato come questa squadra abbia saputo reagire al momento giusto, no? A quel piccolo periodo di impasse. Poi la vittoria con il Trapani ha dato il là definitivamente. Vabbè. Insomma, questa promozione. Sono stanco di parlare sempre di quest'anno, perché abbiamo parlato tutto l'anno abbiamo detto che sarebbe stato un delitto non andare in Serie B. La squadra che ha avuto un campionato, un andamento costante tutto l'anno, ripeto, hai fatto detto tu, con la breve pausa che ha avuto, quel blackout, qualche pareggio di troppo, però diciamo, credo che una squadra che perde una partita, voglio dire, se non va in Serie B davvero è mortificante. Quindi lo merita il presidente Maniello, che è stato, abbiamo visto, no, piangere, e la carezza di ecco la carezza poi del direttore sportivo Polito in tribuna, sicuramente sì. Della festa della sala stampa del Menti, Praticamente dove a me mi hanno proprio praticamente spruzzato di tutto, voglio dire, infatti ero proprio spumeggiante, diciamo così. E quindi sicuramente è una squadra, è una tifoseria che merita il ritorno in Serie B, l'ha dimostrato, e non sperando, come ha detto il direttore generale Filippi, che non sia la comparsa. Hanno tempo, molto tempo per fare mercato, il campionato l'hanno vinto diciamo ad aprile, no? Quindi hanno davvero tanto tempo per non fallire e di trovare i giocatori giusti senza smantellare la squadra, perché ormai io, tu sai, che seguiamo anche la Serie B, il gap tra B e C è ridotto, si è ridotto. Ci sono molti casi di squadre che salgono dalla C e poi riescono a far bene anche in B. Il Lecce, caso di quest'anno, è il Lecce. Il Lecce che sta addirittura assaporando la Serie A. Quindi... Sì, che poi quell'impasse è durata praticamente la sconfitta di Catania e i due pareggi con Rieti e Bisceglie, quello è stato il momento più difficile, poi superato brillantemente. Sì. Allora, andiamocelo a sentire proprio il presidente Maniello, che abbiamo visto anche con le lacrime agli occhi, si è tolto non pochi sassolini dalla scarpa. Io sono stato zitto un intero campionato. La prima intervista l'ho fatto dopo la partita con Rieti, perché diciamo c'erano dei mugugni, visto che non stavamo vincendo con 10-15 punti di distacco. Allora voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia, ai miei figli e alla mia perseveranza, e voglio pregare molte persone, molte, di scendere dal carro, perché non hanno vinto nulla, ok? Questa è la vittoria dei veri tifosi della Juve Stabia, di quelli che non hanno mai abbandonato la Juve Stabia. Per me quest'anno societario è valso 10 anni. Ringraziando il Dio ho tenuto duro. Ho preservato i ragazzi da qualsiasi polemica e hanno dato questa soddisfazione ad un'intera città. E naturalmente questo è solo un estratto della lunga intervista che ha rilasciato Maniello, che abbiamo proposto nello speciale e che potete vedere anche nella sezione video sul sito 8channel.tv. Lasciamo per un attimo la Juve Stabia, ci ritorniamo dopo ancora con i contributi di Mastalli, Polito e Caserta, per vedere un po' la situazione dei playoff, cominciando proprio dal playoff del girone. Gara unica, in caso di parità al 90° passa la miglior classificata. Il primo turno si gioca domenica 12 maggio, in questo momento a 180 dalla fine. Nel girone A i playoff sarebbero Siena Pontedera, Carrarese Novare, Arezzo Pro Patria. Nel girone B Su Tirol San Benedettese, Monza Vicenza e Ravenna Fermana. Nel girone C Potenza Regina, Virtus Francavilla Cavese e Monopoli Casertana. Secondo turno, mercoledì 15, alle squadre che passeranno dal primo turno si aggiungono, già qualificate in questo momento sempre naturalmente, Provercelli, Feralpi Salò e Catanzaro. Playoff nazionali, andata e ritorno, in caso di parità al 180° minuto passano le teste di serie. Primo turno domenica 19 e mercoledì 22 maggio, e qui ci sono, oltre le sei qualificate dai playoff a gironi, Pisa, Imolese, Catania e la vincitrice della Coppa Italia. Secondo turno, Coppa Italia, oggi hanno giocato l'andata, Monza Viterbese 2-1,
il ritorno l'8 di maggio. Quindi... Eh sì, così vediamo come può influire tra un attimo anche la Coppa Italia. Secondo turno del playoff nazionale, mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno, ci sarebbero già Entella, Triestina, Trapani, più le 5 qualificate del primo turno dei playoff nazionali. Per arrivare poi alle Final Four, lo abbiamo detto tante volte, le 4 vincenti del secondo turno playoff nazionali che si affrontano tramite sorteggio integrale in gare di andata e ritorno. In caso di parità ci sono i supplementari e i rigori, le 2 vincenti vanno in Serie B e si aggiungerebbero al momento a Piacenza, Pordenone e Juve Stabia, questa sì che è certa, già nella serie cadetta. Vediamo come può influire la Coppa Italia su Serie C e playoff. Se la vince la Viterbese, che come ha detto Luca ha perso oggi l'andata a Monza 2-1, vantaggio con Van de Putte, pareggiato in Monza con Brighenti e poi Del Rigo sul calcio di rigore. Se la vince la Viterbese sarà messa al primo turno dei playoff nazionali e in questo momento, essendo fuori dai giochi playoff, non libererebbe il posto all'11ª classificata. Se la vince il Monza, sì, sarà messa al primo turno dei playoff nazionali e libererebbe un posto al playoff girone B, dove accederebbe l'11ª classificata. In questo momento il primo turno del playoff girone B diventerebbe così su Tirol Teramo, Ravenna San Benedettese e Fermana Vicenza. Insomma, abbiamo fatto anche chiarezza, come facciamo ogni settimana, sull'evoluzione, no, delle varie posizioni che si stanno delineando nella griglia playoff. Prima di ritornare sulla Juve Stabia, un passaggio sulla Casertana. Abbiamo visto che ad oggi il playoff sarebbe con il Monopoli. Filippo Lorenzini, ti auguri un avversario diverso o il Monopoli secondo te può essere, e io credo debba essere, alla portata della Casertana? Può essere alla nostra portata, però come è successo 2 settimane fa, 2 partite fa, un paio di partite fa, non mi ricordo di preciso, noi siamo andati a Monopoli, abbiamo vinto 1-0, ma è una partita che abbiamo sofferto perché un po' per gli infortuni, un po' per le squalifiche eravamo molto rimaneggiati. Però è sicuramente un'avversaria con cui possiamo giocarcela, perché così ha parlato il campo e quindi perché dovrei dire il contrario? Monopoli che in questo momento giocherebbe con il vantaggio del fattore campo. Coinvolgo anche Mariano Stendardo, ti aspettavi un cammino diverso da parte della Casertana quest'anno, Mariano? Ma sicuramente, io penso che quest'anno la Casertana ha fatto flop, perché io credo che ancora oggi, mancando ancora 2 partite, rischia di uscire dai playoff, perciò io credo che qualcosa sicuramente non è andato come doveva. Spero sicuramente che riuscirà ad agguantare i playoff, perché comunque il presidente ha fatto dei sacrifici, sicuramente ha preso giocatori di, sicuramente di categoria, vediamo Castaldo, Floro Flores, Zito, Vacca, cioè ce ne sono tanti, perciò ciò significa che comunque qualcosa non è andato e lo spero per il presidente, perché ha fatto anche lui i sacrifici. Luca, è un cammino ancora in discussione quello della Casertana, ci auguriamo di no, che alla fine i playoff li possa disputare ed essere anche protagonista. In questo momento Casertana e Cavese sarebbero ai playoff, però insomma bisogna star concentrati fino all'ultimo, mancano ancora 180 minuti, le posizioni sono ancora tutte mutevoli, no? Sì, sicuramente, ma io guardavo la posizione della Viterbese, se guardate la Viterbese, e una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, no, per fare bene, si trova dentro fuori dalla zona playoff. Questo perché? Perché chiaramente ha pagato sicuramente il fatto di recuperare tante partite, sì. Così anche l'Entella addirittura ha perso il primato, infatti ieri si è giocato proprio Piacenza con l'Entella e Piacenza addirittura ha scavalcato l'Entella in classifico, idem la Ternana. Quindi chiaramente queste scelte scellerate dei presidenti, un po' di aspettare, hanno pagato molto sui calciatori. Ritorna alla Casertana, la Casertana sicuramente deve cercare di venire fuori da questa situazione difficile. Non è facile, chiaramente, perché il problema di questa squadra quest'anno è stato il cammino altalenante. Sì, è mancata la continuità. È mancata la continuità a questa squadra, un po' perché tante defezioni, Floro Flores mai in condizione, è stato mai utile alla squadra, tante espulsioni, tante promesse non mantenute, ma non perché chiaramente è colpa dei calciatori o colpa del presidente o del direttore sportivo. Chiaramente io credo che
Nel una squadra, quando deve vincere, bisogna programmare. La Serie B non si programma dall'oggi a domani, ma va programmata nel corso di uno o più anni. Per cui io credo che quest'anno si è buttato le basi per il prossimo anno, e se resta D'Agostino come dovrebbe rimanere, poi bisogna chiaramente puntellare la squadra e togliere quegli elementi che quest'anno non sono stati diciamo di aiuto. Sì, abbiamo un diretto interessato a questo discorso. Filippo Lorenzini, perché è mancata questa continuità? È tutto giusto quello che ha detto Luca? E sì, intanto mostrerei il gol con cui Kirwan al 76esimo minuto ha deciso proprio la partita del Granillo Regina Casertana. Lo vediamo insieme. Vai Filippo. Insomma, ha detto quasi tutto giusto, nel senso che noi ce lo ripetiamo spesso che i giocatori vanno in campo, noi questi siamo, e l'80%, l'80-90% delle colpe è soprattutto la nostra. Però purtroppo quest'anno ci sono state tante cose che non hanno portato ai risultati che ci eravamo aspettati. E ripeto, i primi colpevoli siamo noi, per il resto tutti ci hanno messo qualcosa per far sì che quest'annata non andasse bene. Tra l'altro, domenica vi giocate una partita non da poco contro il Potenza, che è attualmente la quinta forza del campionato con 53 punti, altra sfida playoff. Playoff che dobbiamo assolutamente portare 3 punti a casa, perché sono 3 punti fondamentali che ci potrebbero addirittura, se il Potenza dovesse fare 2 sconfitte, riportare al 5º posto, però speriamo, dai. Il vostro cammino, c'è il Potenza la prossima e poi l'ultima. Andiamo, chiudete? Con la Sicula Leonte. Con la Sicula, quindi fuori partita casa, comunque abbordabile. L'obiettivo è fare 6 punti per provare a riprendere anche il 5º posto, no? 5º, 6º posto dovrebbero essere, cioè sono i nostri obiettivi, perché dopo tutto quello che abbiamo fatto, noi fino a un mese fa eravamo quinti con più di 5 punti di stacco dalle sesta, settima, e piano piano ci siamo mangiati tutto, infatti c'è stato pure l'esonero del mister. Quindi di Costanzo ed Esposito, sì. Ci siamo un po' lasciati andare, insomma. È ora di ritrovarsi. Tra un attimo sentiamo le parole di Pokesci e poi avremo in collegamento telefonico il centrocampista del Potenza, Manuel Ricci, tra l'altro ex compagno di Mariano Stendardo nella prima parte di stagione a Matera, per presentare proprio Casertana Potenza. Ma ritorniamo per qualche minuto sulla Juve Stabia. Voglio proporvi uno dietro l'altro di fila i contributi con Caserta, il direttore sportivo Polito, e Alessandro Mastalli, il capitano di questa squadra. Sentiamo anche loro dalla festa lì nello spogliatoio del Menti di Castellammare. È stata la vittoria di un gruppo composto da uomini e da ragazzi eccezionali che hanno lottato dal primo giorno di ritiro fino ad oggi, veramente sudando la maglia, ma non ogni partita, ma ogni allenamento. Abbiamo avuto una fortuna, perché ho voluto il mio staff con me oggi, perché è un premio che vale per tutti. Quando si arriva a vincere un campionato così bello, è il merito da dividere con tutti. Poi è giusto anche un premio per la città, che ha sofferto tanto in questi anni. Dopo la retrocessione io mi sentivo in debito nei confronti di questa città, che per me è una seconda casa. Ci tenevo, da quando mi sono seduto in questa panchina, a riportare Castellammare e la piazza di Castellammare dove merita, perché oltre a qualche, tra virgolette, meglio non usare aggettivi, perché oggi è il giorno di festa, che vuole il male di questa città, di questa maglia, tante persone che soffrono, è un giusto premio a tutti loro e a tutti noi. L'anno scorso, in un periodo non molto positivo, ma così un confronto come è capitato spesso con i ragazzi della curva, e io gli dissi queste parole, gli dissi: ragazzi, state tranquilli che noi con questa squadra, con 4-5 innesti, ci divertiamo, perché io la parola vincere non l'ho mai usata, perché vincere è un qualcosa di grandissimo, perché per vincere ci vogliono tantissime componenti e che non sempre si riesce. Allora io ho detto: noi sicuramente ci divertiamo, e quando dico ci divertiamo vuol dire che facciamo qualcosa di importante. È stato un campionato straordinario, abbiamo tutti i record che secondo me per batterli ci vorrà qualche anno. Era giustissimo, ce lo siamo meritati.
Da inizio del campionato siamo stati in testa, quindi penso sia stato il campionato più meritato di tutti i tempi, quindi veramente abbiamo fatto un qualcosa di eccezionale, di incredibile, quindi merito davvero a tutti noi, perché ce lo siamo meritati. Noi eravamo sereni, tranquilli. Come ho già detto, fare un campionato del genere non so quale squadra l'abbia mai fatto. E quindi eravamo tranquilli, sereni e abbiamo fatto veramente un qualcosa di speciale. Ma Stalli si goderà questa B a Castellammare? Al massimo veramente. E quindi abbiamo strappato a Mastalli anche la dichiarazione che resterà a Castellammare, uno degli oggetti preziosi, no? di casa Juve Stabia, del patrimonio della Juve Stabia, e ha garantito che rimarrà a Castellammare. Diceva Mariano adesso, mentre ascoltavamo le interviste, segnatamente Caserta, hanno anche tenuto, al di là di quello nel campo, un comportamento esemplare anche nei rapporti con la stampa. Mai un lamento, mai una discussione, mai una polemica, giusto Mariano? Ah sì, infatti io quello dicevo adesso anche a Luca, che hanno dimostrato con la loro tranquillità, non avendo mai un alibi, sai, contro gli arbitri, come hanno fatto forse le altre società, gli altri direttori sportivi, ma hanno dimostrato, quella è la consapevolezza quando una squadra sa di essere forte ed ha meritato giustamente la promozione in Serie B. Luca, cosa serve per non essere una meteora in Serie B, come dicevamo prima? Serve non smantellare la squadra innanzitutto, quindi conservare, anche perché ripeto, come ho detto prima, non c'è più questa differenza tra Serie B e Serie C, quindi io manterrei la difesa, 2 o 3 giocatori in difesa, lo stesso Mastalla, anche Viola non mi dispiace, manderei via Toromini, perché Toromini comunque è un giocatore che comunque non è stato utile alla causa, quindi, però ripeto, i 7-11 di questa squadra, tipo Trosto, un giocatore comunque è un buon giocatore, un buon difensore, Vitiello, che comunque è un giocatore che con la sua esperienza può dare una grossa mano, chiaramente poi sta il direttore sportivo, poi Paponi, che ha fatto già la Serie B con Latina, quindi chiaramente bisogna poi vedere un pochettino Carlini, che è un giocatore che io terrei subito, che è un giocatore che se non ero per gli infortuni stava nel grande calcio, rimaneva nel grande calcio, quindi io credo che ci sono tutti i numeri, ripeto, non bisogna né smantellare la squadra, bisogna stare attenti, bisogna prendere giocatori funzionali e senza farsi prendere dall'entusiasmo. Ma poi questa sorpresa in positivo è stata soprattutto Giacomo Calò, un ragionatore di centrocampo, un grande metronomo con i tempi giusti, giovane però già con grande esperienza, a mi sembra. A volte riferito anche a Mastalli, lo stesso Mastalli, quindi chiaramente il mister Caserta ha fatto le sue valutazioni, giocatore che l'ha saputo bene ripagare. Assolutamente, ritorniamo sulla Casertana e allora andiamoci a sentire le parole nel post partita di Reggio Calabria, Regina Casertana 1-0, di mister Sandro Pochesci. La mia Casertana è resistita 25 minuti al primo tempo, quando abbiamo giocato a calcio, siamo arrivati al tiro con dei fraseggi, siamo arrivati in porta e abbiamo creato qualcosa. Dopo siamo spariti dal campo, ma non per merito della Regina. Io mi aspettavo un'altra Regina con la qualità che ha, mi aspettavo delle giocate che ci mettessero in difficoltà. Ci hanno messo in difficoltà su 2 errori nostri dei difensori, palla lenta intercettata a centrocampo e 2 piazzati che hanno preso attraverso 2 calci d'angolo. Non ricordo grandi azioni, io parlo di costruzione, non parlo di occasione, di costruzione. Io penso che a livello di manovra la qualità che aveva davanti noi, purtroppo con i giocatori che non ci abbiamo, e giocatori fuori condizione perché si stanno allenando un giorno sì e 2 di riposo, e parlo dei giocatori più rappresentativi, e quindi noi dovevamo fare questa partita di contenimento, sappiamo che potevamo avere 2 risultati su 3, e è normale che qualcosa è mancato davanti sotto l'aspetto proprio della qualità. E allora, rieccoci in studio, abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio, il centrocampista del Potenza, Manuel Ricci. Buonasera Manuel. Sì, salve, buonasera a tutti. Allora, in studio con me una coppia di difensori importante, abbiamo Filippo Lorenzini e il tuo amico Mariano Stendardo, poi naturalmente c'è Luca Esposito. Buonasera, grazie. Salve, salve. Ciao Mariano. Ciao Manuel, come stai? Sto bene, sto bene. Bene, bene, bene. Allora Ricci, il Potenza, quinta forza del campionato, adesso nel prossimo turno c'è questa partita con la Casertana, in cui entrambe le squadre si giocano tanto, perché la Casertana è reduce da questa sconfitta piuttosto inaspettata di Reggio Calabria e punta proprio a riprendersi da voi il quinto posto.
Sì, ovviamente è una partita importantissima per tutti noi. Con la vittoria, se dovessimo vincere a Caserta, saremmo matematicamente quinti. E loro, appunto, come ha detto lei, vogliono prendersi questa quinta posizione e quindi cercare di fare le ultime due vittorie. Senti, specie nel girone di ritorno avete viaggiato con una grande media, qui stiamo vedendo le immagini della vostra vittoria nell'ultimo turno 2-1 contro la Viterbese, tra l'altro vedo anche uno stadio sicuramente tra i migliori della categoria, anche in Serie C purtroppo siamo abituati a vedere stadi fatiscenti, piccoli, con campi dalle dimensioni ridotte. Campo di Potenza è un gran bel campo per la Serie C. Cosa c'è dietro, insomma, questa bella scalata in classifica che avete fatto soprattutto nelle ultime settimane? Guardi, il segreto è comunque sempre nel gruppo quando si hanno questi risultati. Questa è una squadra comunque importante, secondo me è una squadra importante, fatta comunque da bravi ragazzi, quindi comunque che remano tutti nello stesso mezzo, e in più abbiamo, come hai già detto, la forza del pubblico, perché lo stadio in casa è sempre pieno e fuori casa sono sempre tantissimi tifosi che ci seguono, quindi è comunque una spinta in più che ci aiuta sempre a dare quel qualcosa in più nei momenti difficili. Lascio a Mariano Stendardo. Ciao Manuel, ti faccio i complimenti perché stai dimostrando veramente di essere un giocatore di un'altra categoria, ma non lo dico perché sei mio amico, perché comunque stai veramente facendo un ottimo campionato, continua così, sai che ci sentiamo sempre, spesso, e ti dico sempre che adesso sono le partite più importanti, stai comunque concentrato perché veramente meriti sicuramente di fare altre categorie. Ti ringrazio. Scusate, ma Mariano mi fa emozionare quando fa così, perché voi dovete sapere che io e Mariano nei 5 mesi di Matera, che comunque sono stati difficili, lui per me è stato come un fratello più grande, un familiare proprio, quindi io lo ringrazio e sono quello che penso di lui, che comunque, anche se lui comunque la sua carriera l'ha fatta grande, e quindi io spero comunque di farla come l'ha fatta lui. Ciao, Luca Esposito. Luca Esposito, ciao Manuel. Ciao Manuel, ti è piaciuto questo caramba, che sorpresa stasera? Sì. Però quando ho saputo che c'era Mariano, anche se tu sei stato più intelligente di Mariano, sai perché? Perché tu sei andato a Potenza e quindi ti giochi playoff, lui è andato a Pagani, quindi diciamo che la scelta sia stata più... A Mariano gli piacciono le sfide difficili. Salvarsi a Pagani in queste condizioni sarebbe come vincere un campionato, Mariano? Appunto. Magari festeggiamo insieme. Senti, una piccola domanda, semplice. Chiaramente... voi siete una neofita in serie C, quindi avete fatto un ottimo campionato. Chiaramente, cosa vi dice il mister, questo mister tra l'altro giovane, anche lui nuovo in questa categoria, no? Conosciamo bene il presidente Caiata, che è un presidente, diciamo, su generis, no? Tutto particolare, con la borsa, con lo zainetto che lo porta tutta Italia, è un simpaticone, perché davvero riesce a trasmettere la passione, no? L'obiettivo è questo, cioè di fare bene anche nei playoff, oppure ci state dentro e quello che succede, quello che verrà, verrà? No, indubbiamente ormai arrivati a questo punto sarebbe proprio un peccato mortale non pensare a un futuro ancora più roseo. Ormai ci siamo, anche il mister, tutta la società ci spinge comunque a dare sempre quel qualcosa in più per puntare a fare bene i playoff, anche perché abbiamo dimostrato in questo 2019 che comunque siamo una squadra ostica per tutti, in ogni campo. Comunque Reggio Calabria abbiamo fatto bene, a Catania abbiamo fatto bene, a Trapani pur perdendo 2-1 abbiamo fatto benissimo. In casa è difficile che perdiamo, quindi comunque questo è il valore aggiunto, anche perché il playoff poi è un campionato a parte, dove bene o male i valori si equivalgono poi.
Chiudiamo con Filippo Lorenzini, giocate un po' in anticipo questo Casertana Potenza del prossimo turno. Faccio un grosso in bocca al lupo e ci vediamo sabato. In bocca al lupo anche domenica, a te, sì, ci vediamo tra qualche giorno. Ciao. Va bene, non si sbilanciano naturalmente Manuel, entrambi. Vai Luca. Domanda, come tu sei stato a Salerno, no? Hai giocato con la Salernitana, sei un po' le sorti della Salernitana, siamo qua, stiamo in diretta sul corso di Salerno, un pensiero, no? Anche se usciamo fuori dai canoni di Serie C, però un tuo pensiero sulla Salernitana. Visto che ci troviamo, Manuel, parliamo di Serie C, sei stato un ex anche dell'Avellino, che è impegnato in una volata finale in Serie D con l'Anusei proprio per puntare alla terza serie. Chiudiamo con un pensiero su Salernitana e Avellino, vai. Io le seguo tutte e due con affetto, perché comunque sono stato accolto benissimo da tutte e due le piazze, le società. L'Avellino spero che riesca, spero in un passo falso dell'Anusei, che può permettere all'Avellino di risalire dove merita. La Salernitana è un dispiacere comunque vederla in difficoltà, anche perché dal mio punto di vista è stata costruita una squadra fortissima, che per dinamiche che non possiamo sapere, purtroppo si è trovata, invece di lottare per playoff o per promozione, purtroppo si è trovata a lottare per non retrocedere. Spero che si salvino subito sia domenica o sabato con il Carpi, e poi bisognerà programmare il futuro. Va bene, grazie a Manuel Ricci, grazie. In bocca al lupo per questo finale di stagione e per i playoff. Grazie, arrivederci Manuel. Grazie. E allora apriamo il capitolo paganese con la volata salvezza, perché si sono clamorosamente riaperti i giochi dopo la vittoria 2-1 con la Virtus Francavilla. Vai. Prima detto la classifica. La prima volta che la Paganese ha tolto il cartino rosso e ha messo il giallo, perché dall'inizio del campionato sempre il rosso. Quindi avete fatto un po' di benzina, adesso state. Tra l'altro, è bello vedere. È vero, esatto. Ci sono due cartellini gialli su Bisceglie e Paganese, questo vuol dire che ad oggi si giocherebbe il play-out. E avete sfatato questo tabù, era diventato un tabù del Torre, non avevate mai vinto in casa in questa stagione, l'unica vittoria prima di sabato era arrivata a Rende, fuori casa, quindi avete sfatato anche il Torre. Andiamo a vedere i tre gol di Paganese Virtus Francavilla e poi vediamo la volata salvezza. Come dicevamo, la Virtus era passata in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo con questo colpo di testa su ribattuta del portiere di Partipilo, quindi Francavilla avanti, sembrava l'ennesimo pomeriggio stregato, maledetto per la Paganese, e invece la squadra ha saputo reagire già al 29esimo minuto con questa conclusione del bomber ritrovato Cesaretti, utilissimo credo in questo finale di campionato l'attaccante azzurro stellato, l'1-1 di Cesaretti, eccolo il replay del pareggio, e poi nel secondo tempo in pieno recupero al 92esimo il colpo di testa di Alberti che fa esplodere il Torre e regala la vittoria alla Paganese, tutti ad abbracciare Alberti. Stacchiamo 98. Classe 98, stacchiamo dalle immagini, vediamo la volata salvezza. Bisceglie 26, Paganese 20. Il 28 aprile, domenica, proprio la Virtus Francavilla sarà l'avversaria del Bisceglie, che poi chiuderà in casa contro la Cavese. In rosso sono le gare esterne. La Paganese che ha 6 punti, e ricordiamo che per disputare i play-out c'è bisogno di un margine che non vada oltre gli 8. Trapani fuori casa e Viterbese in casa. Ecco, Mariano, ti chiedo, che tipo di avversario potreste trovare settimana prossima, domenica prossima, il Trapani che non può più raggiungere il primato della classifica, la Juve Stabia, e ha un margine abbastanza di sicurezza rispetto al terzo posto. Puoi pensate a trovare un avversario più demotivato, comunque secondo voi una squadra che la partita, come giusto che sia, se la giochi fino alla fine? Ma guarda, in effetti secondo me troveremo sicuramente un ambiente caldo, perché comunque io penso che l'ultima partita del Trapani sicuramente vogliono fare bella figura, perciò io credo che noi dobbiamo andare a Trapani con lo stesso atteggiamento di domenica, con la consapevolezza dei nostri mezzi, e sicuramente se continuiamo a giocare come abbiamo fatto nell'ultima partita, sicuramente potremo portarci delle soddisfazioni.
Cos'è scattato domenica, anzi pardon, sabato, faccio confusione, partite che si giocano sabato, domenica, era il sabato di Pasqua, quindi si è giocato il 20, no, cos'è scattato sabato che vi ha permesso di rimontare questa partita e vincerla? È stata una partita comunque particolare, perché comunque andare sotto e ribaltare la partita non è facile. Se non hai una tranquillità, una consapevolezza, non ci riesci sicuramente. Forse per noi comunque era l'ultima spiaggia. Era un peccato vanificare tutto, perché io credo che il presidente Trapani ha fatto dei sacrifici a gennaio, facendo un buon mercato, prendendo dei giocatori di valore, compreso me, e penso che era un peccato vanificare tutto il lavoro, perché poi comunque non è solo questa partita, ma sono un po' di partite dove noi veniamo puniti da episodi sempre in maniera negativa, ed è un peccato poi non arrivare in questi play-out. No, mi devo correggere sulla posizione del Trapani. A questo punto, con 6 punti a disposizione, non può più essere raggiunta dalla terza in classifica, dal Catania, mi sembra sia terzo in questo momento, esatto, 70-63, quindi comunque il Trapani è sicuro del secondo posto. Però Filippo, coinvolgo anche te, la squadra siciliana vorrà sicuramente chiudere bene davanti ai propri tifosi, anche perché lo stesso Trapani, lo ricordiamo, ha giocato un gran campionato, 70 punti sono tanti, è la Juve Stabia che ha fatto un percorso fuori portata, no Filippo? Sì. Sicuramente io la penso come Mariano, perché questa squadra in casa, come ha detto lui, è l'ultima partita, quindi vorrà fare sicuramente bella figura davanti ai propri tifosi, e soprattutto è una squadra esperta che vuole vincere, ha dimostrato quest'anno di poter battersela con la Juve Stabia, e non penso che adesso vogliano far brutta figura davanti ai propri tifosi. Però vedendo questi incroci, Virtus Francavilla e Cavese per il Bisceglie, Trapani e Viterbese per la Paganese, c'è sempre questo punto interrogativo dei 3 punti di penalizzazione per i quali il Bisceglie ha fatto ricorso, e proprio in queste ore, in questi giorni dovrebbe arrivare la decisione. Secondo te il play-out si fa? Io penso proprio di sì. Tutto dipenderà secondo me dalla Paganese, perché è una squadra che si vuole salvare, e se porta a casa qualche punto secondo me ce la farà. Luca? Siccome siamo in Italia tutto può succedere. Ci sono anche sentenze sulla penalizzazione che arrivano a 2 partite dalla fine. No, quindi non ci meraviglieremo. Però voglio dire, ignorando un po' attimo la classifica, vedete la classifica, la Paganese addirittura potrebbe giocare, se tutto vanno come dovrebbe andare, la prima a Bisceglie, la seconda in casa, perché ci sono 6 punti di differenza tra Bisceglie e Paganese. Se la Paganese dovesse vincere, perché il calcio tutto è possibile, le 2 ultime partite, il Bisceglie dovesse perdere tutte e due, addirittura, giusto questa cosa, questa analisi, perché mi sembra come con Scodiretti siete messi voi, e quindi potrebbe esserci questo. Però un'altra cosa, la Paganese deve cercare di fare almeno un punto da portare almeno un punto da Trapani, anche perché se dovesse perdere Bisceglie a Francavilla, dove non sarà facile, a Francavilla addirittura sarebbe quasi matematica poi, anche se perde con la Viterbese, anche perché loro hanno ben 7 diffidati, devono stare attenti, perché se prendono una squalifica magari con la Viterbese saltano il playout, la prima giornata di playout, quindi bisogna stare attenti. Comunque sono contento, perché noi abbiamo fatto il tifo, siamo campani, abbiamo fatto il tifo per la Paganese, e quindi speriamo che adesso completi l'opera salvando la categoria. No, però dicevo, questa storia della penalizzazione del Bisceglie può influire anche sul Siracusa, che in questo momento sarebbe matematicamente salvo, ma se anche dovessero restituire un solo punto al Bisceglie, il Siracusa ritornerebbe in discussione e non sarebbe più salvo aritmeticamente. Quindi davvero è quasi un arrivo a 3, insomma, chiaramente il Siracusa ha un buon margine di vantaggio, però potrebbe rientrare nei giochi. Retrocessione e playout, vediamo come sarebbero oggi nei 3 gironi. Girone A, playout tra ultima e penultima, 18 e 25 maggio, in questo momento si giocherebbe Cuneo-Lucchese, la perdente retrocede, la vincente affronta in un altro playout proprio la vincente di Bisceglie-Paganese. Nel girone B già sarebbe retrocesso il Fano, il playout tra penultima e terzultima, 18 e 25 maggio, in questo momento sarebbe tra Virtus Verona e Rimini, e chi perde retrocede. Poi quell'altro playout si gioca il primo e l'8 giugno,
Girone C, appunto, dicevamo, play-out tra ultima e penultima, 18 e 25 maggio, in questo momento Bisceglie Paganese, la perdente retrocede, la vincente affronta in un altro play-out, appunto il primo è l'8 giugno, la vincente di Cuneo Lucchese, e noi ci auguriamo che la Paganese arrivi, no Mariano, fino all'8 giugno. Ma io lo spero perché comunque, ti ripeto, lo meritiamo, però io penso a domenica contro il Trapani, poi alla fine vediamo, però l'atteggiamento deve essere quello giusto sicuramente. Va bene, e a proposito della vittoria ci andiamo a sentire anche le parole a fine partita, intanto ancora la riproposizione del colpo di testa di Alberti, questo classe 98, come diceva Luca, che ha deciso forse la partita più importante della stagione della Paganese. Ci andiamo a sentire le parole in sala stampa di mister Erra. Prima del loro vantaggio noi non eravamo partiti male, però puntualmente al primo episodio ti gira puntualmente male, ancora una volta sul calcio piazzato, e quindi poi in questo momento, con questo stato d'animo, con la loro serenità e con la nostra preoccupazione, rimontare una partita del genere non è semplice. Per noi era il baratro più assoluto, più completo, ma i ragazzi hanno dimostrato che hanno ancora qualcosa da dire, e l'hanno dimostrato, non con le parole come avevo chiesto e l'altra partita con i Rieti e ieri in conferenza, basta parole perché poi diventano parole diventano un po' scottevoli fino a se stesse, invece un atteggiamento di una squadra che secondo me ha giocato alla pari, se non meglio, anche con una squadra che ha tanti punti più di noi. E quindi ho visto una Paganese che ha giocato alla pari con una squadra che ha tanti punti in più di noi, la Virtus Francavilla. Vai Luca. Un applauso al mister Erra. Finalmente la squadra gioca a calcio, bisogna dirlo. Prima la squadra non giocava a calcio, ma giocava a tirarla così, a tirare al piattello. Invece adesso c'è una idea di gioco, non me ne voglia chiaramente, ma è la verità, quindi è un fatto oggettivo. Il calcio, ti chiama il calcio, riesce a vedere queste cose. Quindi è una, sicuramente i complimenti a mister Erra che ha saputo dare una identità a questa squadra. Non so se è d'accordo con me, Stendardo, può anche non dirlo, però io l'ho detto adesso io. Adesso lo vuoi mettere in difficoltà. Io l'ho detto. Ma guarda, sicuramente il mister ha portato, al di là della sua preparazione da allenatore, da ottimo allenatore, l'ho sempre stimato perché ci ho giocato tante volte contro, però con la sua tranquillità, serenità veramente al gruppo, dà una serenità che secondo me era fondamentale dare a questa squadra. Va bene, chi invece ha ritrovato entusiasmo e punti in classifica solo 2 settimane fa, 15 giorni fa, sembrava spacciata nel discorso playoff, è la Cavese, che dopo aver espugnato il campo della Viterbese è andata a espugnare anche quello del Monopoli. 1-0 la vittoria dei metelliani grazie al gol di Rosafio al 32esimo minuto, lanciato in profondità sul filo del fuorigioco, doppio passo al portiere, controlla ancora il pallone, non si lascia prendere dal panico lì con il ritorno dei difensori, i giocatori del Monopoli che protestano per una presunta posizione di offside, e il gol di Rosafio decide la partita in Puglia e regala altri 3 punti pesantissimi alla Cavese in zona playoff. Luca dice che il fuorigioco non c'era il centrale teneva il gioco. Bravo Rosafio con il doppio passo e poi a mantenere la calma giusta per controllare sul ritorno dei difensori e superare anche l'opposizione di quel difensore sulla linea. Che dici Mariano? No, dicevo il gol subito del Monopoli, che secondo me c'è stato un errore da parte del difensore, sì. Anziché andare verso l'attaccante è andato in porta. Forse pensavo voleva fare il portiere, forse, non so, forse voleva... Comunque si vedono certe cose qui, campi di calcio, se ci dai assurde. Luca, spendiamo la parola per questa Cavese che è ritornata prepotentemente nei playoff. Molto contento anche perché la squadra ha dimostrato, tra l'altro, se vi ricordate, la squadra praticamente ha dimostrato di essere in forma, quindi non serviva il ritiro, perché là è stata una scelta sbagliata del presidente quando pareggiò, ti ricordi, 3-3, recuperò di un puntiglio, no, su questa cosa è perché del ma ho ragione io, perché allora tu hai fatto il ritiro, se vuoi ritiro, ha perso in casa con Catanzaro e perdessi fuori casa, quindi ha perso 2 partite, poi hai vinto nel recupero con la Viterbese e hai vinto poi a Monopoli, quindi significa i ritiri non servono, soprattutto come Stendardo che è papà di figli. Quando un calciatore, adesso la faccio una domanda, sei qua, tu sei fidanzato, ci puoi anche andare di tiro, lui che ha figli a casa,
fare una settimana di ritiro un po' mi rode o no? Dite la verità. Ma guarda, servono questi ritiri? Non servono. Ma non è vero, ci sono momenti. Allora, dove ci, ritiro, sono... ci sono momenti dove il ritiro secondo me è importante, perché comunque ti permette di stare più concentrato per una partita sicuramente importante. Ma, forse scusami, la Cavese in quella settimana là il presidente sicuramente aveva i suoi motivi per mandare la squadra in ritiro, però io credo che anche la Cavese ha fatto un campionato dove veramente bisogna fare i complimenti al presidente e anche alla squadra, perciò io credo che hanno fatto veramente un ottimo campionato. Sì, Filippo, può essere una mina vagante nei playoff la Cavese? Diciamo che nel girone di ritorno hanno veramente conquistato tutti, perché comunque hanno un bel gioco e soprattutto con un mister secondo me molto bravo, anche se penso sia il primo anno che allena in Lega Pro. Comunque hanno una squadra che gioca molto bene a calcio, una squadra che corre molto e quindi possono essere molto fastidiosi. Soprattutto fuori casa poi sono capaci di disputare partite gagliarde, intraprendenti, no? Con voglia di giocare, di non farsi sottomettere dall'avversario oppure lontano dalle mura amiche, no Mariano? Ma sì, in effetti, come diceva Filippo, la Cavese sicuramente potrebbe dare veramente fastidio, perché comunque è tutto di guadagnato, tutto quello che comunque fanno nei playoff veramente giocando con la spensieratezza per una squadra vuol dire tanto, perciò io credo che sicuramente sarà veramente una delle squadre che bisogna dare la giusta importanza. Ok, abbiamo chiuso il quadro delle quattro campane e allora siamo alle rubriche di Luca Esposito, cominciando con la top 11. Oggi Luca ci propone un 4-3-3, questa volta la scelta del modulo è azzeccata per l'allenatore che hai scelto, Fabio Caserta, De Brasi della Cavese in porta, Silvestri Cavese, Trost Juve Stabia, da Silva Trapani e Sales Potenza in difesa, Ricci Potenza, Mezzaviglia Juve Stabia, Kirwan Regina centrocampo, Rosafio Cavese, Alberti Paganese, Cernigoi Rieti e il tridente d'attacco. Luca. E non voglio parlare perché se non dico allora passo la parola a Stendardo. Sì, la chiediamo a Mariano, ecco, Filippo, perché sennò sembra secondo che voi siccome Luca lo bocciamo sempre, se questa squadra stavolta è costruita bene. Ma io penso di sì, perché vedendo Alberti in attacco lì mi fa piacere per lui, perché è veramente un giocatore dove non ha giocato poco quest'anno, ma non si è mai lamentato ed è giusto che si trova lì nella top 11. Forse qualcosa in difesa, ti piace la difesa? Difesa sicuramente, perché Trost va bene, un giocatore, penso che è uno dei giocatori più rappresentativi della Juve Stabia, dove ha fatto un ottimo campionato, perciò io credo che... Poi c'è Ricci, dove per me, al di là di essere amico, ma io penso che è uno dei giocatori che veramente merita altre categorie e penso che bisogna veramente dare atto... Grazie, a Luca di complimenti. Stavolta tra l'altro per piaggeria non hai messo Mariano Stendardo, sennò perché venivi no, accusato di piaggeria perché mi ha detto alla fine che veniva Filippo, ti piace quest'undici? Sì, sicuramente per domenica è stata una delle formazioni migliori che poteva fare. Vabbè, all'esito di una lunga stagione di bocciature è arrivata anche una promozione. Però. Sì, voglio dire. A volte anche 4-2-4, quando mi dicono, ma quando tu giochi inizialmente un 4-2-4, no, quello è un 4-2-4 in corso d'opera, quando stai perdendo e metti 4 attaccanti. Parte già che stai perdendo. I marcatori, vediamo i marcatori. Castaldo questa volta è rimasto a secco, comunque resta in testa alla classifica con 17 gol, Dursi del Catanzaro e Fischdaller, la coppia d'attacco dei calabresi con 13 e 12, a 12 anche Paponi che è tornato a segnare dopo un lungo periodo di astinenza, 11 gol per Franza e Sarao, 10 per Carlini, Fella, Lodi e Magni. Mariano, Filippo, la vince Castaldo la classifica dei cannonieri, no? A questo punto, insomma, credo almeno di inevitabili scossoni la vince Gigi Castaldo. Penso proprio di sì. Secondo me se lo merita come giocatore, come ragazzo. Scusami, c'è un giocatore Fella numero che ha fatto 10 gol. Posso dare un'iscrizione di mercato? Mi assumo le mie responsabilità stasera. E tra l'altro potete anche copiarmi e poi scrivere la descrizione. Tanto ma l'ho adesso detto perché io. Devi rovinare questo finale di campionato no, della Cavese? No, e adocchiato. No, io non dico no, okay. No, non dico squadre, ok? Hai adocchiato un club di Serie B, punto. Va bene. Hanno già l'incontro, cioè si sono già visti. Ci sarebbero dei club di B su Fella. Sì. Ci auguriamo che comunque continui ad essere decisivo in questo finale di campionato per la Cavese, indipendentemente poi da quello che succederà nella prossima stagione. Top di giornata, ben tre squadre, tutte e tre campane.
la Juve Stabia naturalmente che ha festeggiato alla grande, la stessa Cavese e anche la Paganese. Luca? Le squadre che hanno vinto, la Paganese ha vinto la prima partita nel suo campo, quindi andava menzionata, poi la Juve Stabia, abbiamo detto, abbiamo parlato ampio raggio, e la Cavese che ha vinto quindi due partite, sei punti, proiettando appunto gli Aquilotti nella zona playoff. Ma da sé, Filippo, mi dispiace che il flop capiti alla Casertana, che non è in questo quartetto, con i volti perplessi di Zito, D'Angelo, Castaldo, raffigurati sempre con grande maestria dal nostro Giuseppe Andrita, però speriamo insomma che arrivi un pronto riscatto già contro il Potenza. Non ci sono arbitri flop di giornata. Tutti bravi, perché tutti era Pasqua, quindi siamo stati più bravi. Quindi... Il migliore è stato Andrea Zingarelli di Siena, che ha arbitrato Rende-Trapani. Perché, Luca? Sì, Rende-Trapani, perché era giusto anche il gol annullato al Rende per fuorigioco, quindi direzione perfetta, quarto anno, dovrebbe essere... Non passerà in Serie B questo arbitro, però avrà sicuramente la proroga per il quinto anno. Ok, il prossimo turno, e allora le partite in programma nella 37esima giornata, si gioca domenica 28 aprile alle 15, Casertana Potenza, Cavese Catania, Rieti Monopoli, Siracusa Catanzaro, Trapani Paganese, Virtus Francavilla Bisceglie, Vibonese Regina, Viterbese Rende, riposerà la Sicula Leonzio, vittoria a tavolino, l'abbiamo detto, per quella che doveva essere la partita con il Matera già escluso dal campionato, per la Juve Stabia che con 77 punti si consacrerà a questo punto prima in classifica e promossa in Serie B. Casertana Potenza, allora chiediamo anche un po' a Filippo com'è l'umore nello spogliatoio e tra l'altro se ci sono problemi legati a squalifiche, infortuni, come state viaggiando verso questo impegno? Ormai purtroppo è una consuetudine avere infortuni e quant'altro, adesso dovrebbe essersi aggiunto D'Angelo che ha una squalifica, era diffidato, ha preso la munizione, quindi non ci sarà domenica. No, sicuramente adesso siamo un po' giù di morale perché è stata una brutta sconfitta quella di sabato. Dobbiamo rifarci subito perché quello che vogliamo non è quello che stiamo dando. Vorremmo dare molto di più, avere punti in più e entrare in campo con tutto un altro aspetto. Diciamo che domenica... A livello di gioco abbiamo giocato bene, però alla fine le occasioni le hanno avute gli altri, quindi dobbiamo solo rimboccarci le maniche e preparare questa partita al meglio, perché sicuramente troveremo un avversario che vorrà fare punti e che in questo momento è molto 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 forte. Senti, prima Luca accennava al discorso societario, ma come si sta sviluppando? Il patron D'Agostino è intenzionato a tornare sui suoi passi e a confermare il suo impegno anche per la prossima stagione? Io penso che tutto quello che sia successo siano stati errori da parte della società e del comune. A noi non ci ha riguardato più di tanto, nel senso che chi lo conosce sa che lui è un grande tifoso della Casertana e secondo me rimarrà. Scusa se intervengo su questo, il fatto che un presidente, no? Vado, vengo, voglio, domani non so se resto, influisce un po' sul calciatore, un po' sulla psiche di un calciatore, no? Il fatto sulla tranquillità, il fatto che il presidente è indeciso, non lo so, sì. Sicuramente non tutti siamo uguali, non tutti avranno lo stesso pensiero, quindi ci sarà chi potrà farsi il problema e chi no. In tanti ci siamo messi questo dubbio in testa, perché alla fine non è una cosa bella sentirsi dire ogni settimana vado via, non rimango, vado via, non rimango. Quindi aveva perso un po' di credibilità, però lui stesso ci ha sempre rassicurato. In prima persona, quindi veniva nello spogliatoio e ci rassicurava, e io da quello che è il mio punto di vista secondo me rimarrà. Sì, anche perché sono contrasti che non sono sorti magari all'interno dello spogliatoio, esatto, o con la squadra o all'interno comune, della società comune, ma solo ed esclusivamente nei confronti del comune. Io parlavo di questo. Assolutamente. Invece di Trapani Paganese, Mariano, abbiamo detto, dovrete riproporre lo stesso atteggiamento visto contro la Virtus Francavilla, al cospetto comunque di una squadra
che ha fatto un gran campionato al netto della Juve Stabia, e sicuramente non sarà facile. Ti chiedo della Cavese contro il Catania, una bella prova generale dei playoff per i metelliani? Ma sì, sicuramente sarà una partita bella Cavese-Catania, perché sono due squadre. Vabbè, il Catania è una squadra sicuramente attrezzata per fare un campionato diverso da quello che ha fatto, però io credo che è una partita sicuramente bella da vedere. Adesso a Luca faccio fare un pronostico sulle quattro campane e poi le due domande finali, una a Filippo e una a Mariano. Cattive, le domande finali cattive. Vai prima col pronostico sulle quattro partite delle campane. Allora, tre perché la Juve Stabia riposa. Io vado a Cava, le Cavese e Catania, bella partita, secondo la Cavese secondo me riuscirà a vincere. Quindi uno la Cavese. Anche perché quest'anno la Cavese festeggia i 100 anni, bisogna anche dirlo, insieme alla Salernitana anche la Cavese festeggia il centenario, quindi davvero un gran centenario questo per i metelliani. Mentre poi X Trapani Paganese, giocateli mi raccomando. E Casertana Potenza? Uno, vince la Casertana. Va bene, vai con le domande. Domande, allora la mia domanda è a Lorenzini. Lorenzini, il tuo futuro, so che a gennaio eri comunque in uscita, non so se mi puoi confermare questo. Qual è il futuro invece di Lorenzini per il prossimo campionato? Io non lo so ancora, è ancora troppo presto, sono in scadenza e non sappiamo ancora cosa fare. Nel senso che io ho dato parola alla Casertana. Allora, scusa, il fatto che il direttore sportivo, credo, a un mese dalla fine non ti chiama, tu ti stai guardando attorno, parliamoci sì, chiaro. Sicuramente, ecco. Però... Con il direttore abbiamo un rapporto che ormai sono 3 anni, che è il terzo anno questo che sono nella Casertana, quindi abbiamo un rapporto un po' di fiducia, nel senso che ogni anno ci diciamo che a fine campionato noi ci sediamo a tavola e parliamo. Ovviamente quest'anno è diverso dagli altri anni perché a giugno rimango senza squadra, quindi gli ho già detto che mi sto iniziando a guardare intorno perché è una cosa normale. E lui, niente, adesso come ho appena accennato, aspetteremo che finirà tutto e poi mi siederò a tavola con lui. Sono importanti poi il finale di campionato e sul futuro di molti calciatori, sono d'accordo? Sono le più importanti. Stendardo, guarda Stendardo. Allora, innanzitutto la salvezza della Paganese è il tuo obiettivo, anche perché sei meglio retrocesso, se non erro. Sì, una volta sei retrocesso, sì. Perfetto. Quindi una lunga carriera, una retrocessione. Se dovessi salvarti... Il presidente Trapani ti dice il prossimo anno sei pronto a rinnovare con la Paganese? Ma, guarda, sicuramente ti dico di sì, perché comunque il presidente ha dimostrato, al di là di essere una persona che comunque al di là tifosa della Paganese, ma poi una persona che umile e poi molto disponibile, perciò dico, ho trovato veramente un ambiente che non me l'aspettavo, perché comunque ti ripeto, io mi sto trovando bene, spero solo di portare alla Paganese alla salvezza, perché ce la meritiamo come se la merita anche il presidente. Ha pagato? Sì, e voglio fare gli auguri, tra l'altro, a proposito di Serie C, anche al Picerno, che comunque ha vinto il campionato ed è tornato, anzi, la prima volta in Serie C. Assolutamente, assolutamente. Va bene, noi siamo in chiusura, non perdete il rullo con... i gol delle altre partite della 36ª giornata del girone C di Serie C. Intanto grazie al difensore della Casertana Filippo Lorenzini, in bocca al lupo per questo rush finale. Grazie mille a tutti e buona serata. Grazie a Mariano Stendardo, anche a te rinnovo in bocca al lupo. Crevi, grazie a tutti. E grazie a Luca Esposito. E il Bari, credo, scusa, perché sennò ad a Bari poi ci guardi, cioè, tu il Bari non l'hai detto, quindi Picerno e Bari. Arrivederci. Speriamo ci sia presto anche l'Avellino, no? Ecco, perché io ho servito l'assist. Capito? Va bene, è ciao. Tutto per questa puntata di Focus Serie C. Grazie in regia Enrico Coppola e Orlando Matarazzo. Ci vediamo mercoledì prossimo, arrivederci.
Get it on, get a move on, kids. Rock to the beat, bump it, stomp it, jam.
contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you.